Puntata numero 10 di Overtime, la trasmissione dedicata al girone C della serie C Lombarda di canecaccia.com. Via alla classifica generale a squadre come di consueto prima di passare a parlare delle partite dello scorso weekend. Iniziamo a parlare delle gare disputate nello scorso fine settimana con il primo anticipo della decima giornata che vedeva Tradate ospitare l'Entate sul Seveso. Alla fine, Groane, capolista, dopo 40 minuti di gioco, ha ottenuto il decimo referto consecutivo di questa prima parte di stagione. La Sporlandia, senza lo squalificato Anselmi, dà spazio ai suoi giovani. Bene Castiglioni con 13 punti finali, con 6 su 10 da 2 più 4 recuperi, e Acerbi con 9 punti finali. Ma gli ospiti fanno sempre l'andatura: 10-23 al decimo, 31-45 al ventesimo, sull'asse Munafò 15, Colombo 12. Dopo la pausa lunga, Groane amministra con i dardi del solito Meroni, 11 punti, e di Crisci, 56 a 78 alla mezz'ora. E nonostante l'impegno profuso per tutta la durata della seconda parte di gara, Tradate cede la posta in palio alla fine del match alla capolista di Coach Borghi. Rovello batte la polisportiva di Erna che si lamenta dell'operato della coppia arbitrale. Inizio di gara a favore dei padroni di casa, 11-2 con Bottinelli 13 e Del Piero 11 protagonisti. Poi la polisportiva, trascinata da Carpani, 11 punti finali, ricuce dal 21-12 del decimo sino al 36-34 del riposo lungo. Nel secondo tempo, complice anche l'uscita per infortunio del giocatore ex Cattù appena citato, Rovello si porta avanti nel punteggio per poi chiudere la frazione sull'esiguo più 3, 51-48. Ultimo quarto in equilibrio con i team che si fronteggiano ad armi pari e controbattendo colpo su colpo sino all'episodio finale che fa scatenare le polemiche degli ospiti. Un canestro e fallo subito da Molteni, miglior marcatore della polisportiva con 12 punti, viene tramutato in passi. Nel susseguirsi l'azione di attacco di Lierna viene fermata un'altra volta per infrazione di passi a Castoldi assai dubbia. Il tecnico, per proteste fischiato al già citato Molteni, chiude le speranze ospiti di vincere la gara. Di fuoco le parole alla fine della gara di Coach Colombo, che ha dichiarato alla rivista online Lecco Notizie: "La mia squadra ha disputato una buona partita. Se non ci avessero palesemente danneggiato gli arbitri, io non protesto mai, ma francamente fatico a comprendere il metro arbitrale quando giochiamo fuori casa. Oggi devo purtroppo constatare che l'arbitraggio era palesemente prevenuto." Riparte Gallarate che vince il derby contro il Bosto Varese e rinsalda il secondo posto solitario in classifica. Padroni di casa trascinati dalla coppia Pariani, 15 punti finali più 7 rimbalzi, e dall'MVP della gara, Bianchi, 29 con 4 su 8 da 3, ben 17 su 17 liberi. Ma sentiamo Coach Arosio del basketball Gallarate intervistato a fine gara. Per Overtime, alla fine di Gallarate-Bosto, abbiamo il coach di Gallarate che ha vinto. Coach, a te la parola se ci descrivi la partita. Ma noi volevamo sicuramente fare una grande prestazione dopo la prestazione un po' così e così fatta a Lierna, e devo dire che i ragazzi hanno risposto molto positivo, soprattutto dal punto di vista difensivo, che era il lato sul quale effettivamente dovevamo avere una risposta, e questa effettivamente c'è stata molto molto positiva. È stata sicuramente una partita comunque molto equilibrata, dove comunque siamo riusciti
a star davanti, soprattutto nel secondo tempo, quindi ad allungare un pochino tra terzo e quarto, dove si è stati molto bravi secondo me comunque a leggere le difese, le varie difese che erano state proposte, e cose che invece nel primo tempo non avevamo fatto proprio benissimo. Sicuramente sono stati bravi all'inizio a dare un approccio, un'impronta subito di corsa, che è quello sul quale volevamo improntare la partita, e difensivamente devo dire che sono stati bravi comunque a bloccare un pochino sicuramente Lombardi sulla situazione del pick and roll e a dare pochi riferimenti internamente. Quando siamo riusciti a fare molto bene questo, siamo riusciti ovviamente a correre, avere ritmo e avere comunque una circolazione di palla molto molto più rapida, cosa che magari nel secondo quarto non sempre abbiamo avuto e avevamo permesso al Boston di rientrare. Sicuramente comunque una prestazione positiva, una vittoria credo meritata per quello che si è visto ovviamente in tutti i 40 minuti. E se anche il basket è un gioco di squadra, non possiamo non sottolineare l'ottima prova di Bianchi, autore di 29 punti e di una grande prestazione al tiro. Sì, sicuramente Stefano ha fatto una grandissima prestazione e devo dire che sicuramente 29 punti sono quelli che passano più all'occhio, però devo dire che è stata grande anche la sua prestazione dal punto di vista difensivo, come è stata comunque positiva anche la prestazione di altri giocatori che magari hanno avuto meno impatto dal punto di vista di punti, ma dal punto di vista proprio di sistema e di cose sicuramente hanno avuto un approccio molto molto positivo. Sicuramente molto positivo l'approccio di Picotti, che ha dato veramente un grosso aiuto, ma poi vabbè, comunque da parte di tutti comunque è stata sicuramente nei singoli, ma è stata comunque una partita vinta secondo me tutti insieme, soprattutto dal punto di vista difensivo. Grazie coach, in bocca al lupo, alla prossima. Crepi, in bocca al lupo a tuoi. Overtime amaro per Luino, che perde solo al supplementare contro la più quotata Garbagnate. Verbano che recrimina anche su di un arbitraggio non certo amico, 16-41 totale dei liberi, e sul contatto assai duro capitato tra Allegri e Franzini nelle immagini. Per l'ala ex Bosto e Casorate, frattura del naso già ridotta nel weekend. Pur senza Gardini e Cecco, Luino resta in partita, 16-19 al decimo, 33-40 al ventesimo e 43-52 alla mezz'ora, nonostante i canestri del duo Tonella 22 punti finali e Allegri 25. Nel finale dell'ultimo quarto, Agazzone 4 su 5 da 3 più 13 rimbalzi e Gubitta per i padroni di casa impattano al 40esimo, 69-69. E nell'ultimo assalto di Palazzi recriminano per i diversi contatti tollerati dalla coppia arbitrale. Nell'overtime poi l'OSL a piazzare il break vincente per il 79-84 finale. Continua la corsa di Casorate, sesta vittoria di fila, che batte tra le mura amiche anche il Basket Serenio. La squadra varesina affonda subito i colpi, 19-11 al decimo, con un super corona, MVP della gara, con 26 punti e 10 su 14 dal campo più 13 rimbalzi. Nel secondo quarto poi Azzimonti, 8 su 16 da 2 e 13 rimbalzi, e Bordignon, 12 più 5, permettono all'Idroterma di dilagare sino al 47-24 del ventesimo. Seconda parte in controllo per i locali, con Serenio che cerca di ricucire, 59-46 alla mezz'ora, con Gianotti 23 punti e Corengia, ma subisce poi l'espulsione dal presidente allenatore San Filippo, coach Marta era iscritto come vice, che difatti tarpa le ali agli ospiti ancora prima del 32esimo. Tutto facile anche per Cassano, che spugna il campo di bollate nel primo dei match domenicali. La squadra di coach Crugnola, dopo il 20-23 del decimo di gioco, allunga sino al 38-46 del riposo grazie alla regia di Gandolfi, 15 più 6 recuperi dei fendati di Beretta, 4 su 6 da 3 punti. Nella ripresa altro strappo degli ospiti con i canestri dell'MVP Mappelli, 5 su 5 da 2, 1 su 3 da 1 e 9 su 11 liberi per 22 punti totali. Per il 52-73 della mezz'ora, ultimo quarto di gioco con Cassano che amministra ed ottiene la vittoria numero 7 su 10 gare disputate.
Quinta vittoria del 2014-2015 per il Cistellum che batte Cadorago, rinforzato dal nuovo acquisto Simone Moscatelli, 38enne ala ex Bustese tra le altre. Match equilibratissimo con gli ospiti che tengono testa al duo Parietti, 22,5 su 8 da 2 ma 3 su 10 da 3 punti, e Cattani 11 punti, grazie alla appena citata ala e ai muscoli di Bernia, 18 punti finali, per il 19-17 del decimo e il 35-37 con cui si conclude il secondo quarto. A rientro dagli spogliatoi diventa decisivo l'MVP Roppo, 5 su 8 da 2, 6 su 8 da 3 per 31 punti finali, che prima riporta avanti Cislago e poi con un dardo lontano dà il più 6 al 39esimo di gioco con cui si decide la sfida domenicale. Nel big match della decima giornata di andata, giocato domenica sera, Cermenate espugna Cerro Maggiore e la raggiunge così a quota 14 punti. Locali ancora senza De Lucia e Cassano che partono ad handicap 9-25 al decimo e 21-32 al ventesimo, che subiscono la verve degli esterni di coach Montini. Benevilla, autore della tripla del massimo vantaggio, ospite 9-25 al dodicesimo e soprattutto l'MVP Grampa 20 punti finali per l'ex Bustese. Dopo la pausa lunga, le triple di uno scatenato Zacchello, 11 punti, e di Grillo riavvicinano il GSO, 56-58 alla mezz'ora. Punteggio in equilibrio per tutto l'ultimo quarto, ancora 56-57 a meno 45 secondi dalla sirena finale. Allorquando De Tomasi spreca con uno 0 su 2 ai liberi la possibilità di ribaltare l'esito del match sulla sirena conclusiva. Ed è tutto anche per questa settimana. Diamo appuntamento alla prossima, grazie per averci seguito e seguite sempre www.canecaccia.com. Pallacanestro e passione.